Ciao a tutti, vediamo come disinstallare in modo efficace AVG Antivirus, che sia la versione free o a pagamento, non importa, la procedura è uguale. Questo metodo ci permette di toglierlo in maniera efficace, ovvero di togliere tutti i file dall'hard disk e le chiavi dal registro di Windows. Dobbiamo andare sul browser, su internet, in questo caso uso Edge, potete usare logicamente Chrome o Firefox. Dobbiamo cercare AVG Uninstall Tool. AVG, ho sbagliato a scrivere, ma Google tanto è intelligente e me lo trova lo stesso. Questo è il risultato giusto. Andiamo giù, guardate che l'indirizzo sia quello ufficiale di AVG, quindi avg.com, cliccate, AVG Clear, elimina tutti i file associati al prodotto AVG in uso, eccetera, eccetera. Andiamo qua, download, eccolo qua. Per comodità lo metto momentaneamente sul desktop. Ok, chiudo tutto. Adesso dobbiamo riavviare Windows in modalità provvisoria, perché è meglio eseguire questo tool in modalità provvisoria. Per farlo andiamo su Start, qua, e clicco riavvia tenendo premuto il tasto Shift, il maiuscolo sulla tastiera. Si aprirà questo menu, andrò su risoluzione dei problemi, opzioni avanzate, impostazioni di avvio e cliccherò su riavvia. Quando arriveremo a questa schermata, premeremo il tasto 4, abilita modalità provvisoria, va proprio premuto sulla tastiera. Una volta che il computer si è riavviato in modalità provvisoria, andiamo sull'icona di AVG Clear. Clicchiamo col destro e facciamo esegui come amministratore. Questo avviso si presenterà, noi cliccheremo esegui. Attendiamo il caricamento. Si apre questa schermata dove ci propone già lui le varie opzioni. Quello in automatico rileverà quali sono le cartelle di disinstallazione, tutto. Cliccherò a questo punto disinstalla. Ok, in questo momento lui sta pulendo tutte le tracce, tutto quello che abbiamo nel nostro sistema che riguarda AVG. Una volta finita la procedura, ci uscirà questa schermata, cliccheremo su riavvia il computer. Ed ecco il nostro sistema senza più AVG installato. Non ci resta che prendere l'iconcina di AVG Clear e buttarla nel cestino. Per questo video è tutto ragazzi, iscrivetevi al canale e buon divertimento!